Tutto è accaduto nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Foligno. Prima gli insulti, poi le botte. Un'infermiera del 118 è stata aggredita dai familiari di un adolescente per la quale era stato richiesto l'intervento dell'ambulanza. Convinti di aver aspettato troppo, si sono recati autonomamente in pronto soccorso e qui hanno incontrato l'infermiera che insieme ai colleghi stava rientrando dalla chiamata. A colpirla con uno schiaffo in pieno volto è stato il padre dell'adolescente, prontamente identificato dai carabinieri. Di aggressione inaccettabile ha parlato all'ANSA il direttore del pronto soccorso di Foligno, Giuseppe Calabrò, spiegando tra l'altro che si trattava di una paziente in codice verde che accusava disturbi non gravi riconducibili ad uno stato influenzale. Un intervento quindi finito in coda ad altre emergenze in corso. Questo non è bastato ad evitare l'ennesima aggressione ad un operatore sanitario dell'emergenza urgenza, in assoluto il servizio più esposto.